Allora, e di nuovo, visto che siamo ricomparsi, io e i capitani, di nuovo il momento della musica. Però prima abbiamo due cose importanti da dirvi. Io volevo invitarvi a tenere pulita la piazza. So che non ci sarebbe bisogno di dirlo perché siete sicuramente tutti educatissimi, non buttate per terra la lattina che avete appena bevuto, eccetera, eccetera. Ve lo chiediamo a maggior ragione perché il Comune di Milano ci ha fatto versare una cauzione di 500 euro. Salatissima! E allora noi questa cauzione la rivolgiamo indietro. Vorremmo riportarla a casa. Esatto, sì. Se no dovrò pulire io. Abbiate tanta pietà, o anche una certa età, per cui fatelo da soli. Ecco, poi io volevo invitare chi di voi non ha ancora preso il cartello a rivolgersi ai nostri amici organizzatori. Fra poco ci sarà un flash mob, noi mostreremo tutti questo cartello, sarà un momento di grande colore, di grande sì, festa. Sì, ci saranno tutti i fotografi. Bentornati, siamo di nuovo qui in Piazza del Cannone, la manifestazione continua, c'è sempre più gente e io sono qui con la coordinatrice del circolo War Milanese, Valeria Rosini. Valeria, ci vuoi parlare di che cos'è War e di che cosa vi occupate, visto che siamo una manifestazione a favore della laicità e dei diritti dei cittadini? L'UAR è l'unione degli atei e degli agnostici razionalisti e quindi si occupa, oltre che di essere il punto di riferimento di tutti coloro che si ritengono e si dichiarano atei, in generale di tutti coloro che chiedono una maggiore laicità nelle istituzioni dello Stato italiano. In particolare noi ci occupiamo di tutti i diritti che vengono violati, di qualunque categoria di persone che non vede riconosciuti i suoi diritti, come sono le persone omosessuali, come sono le persone malate che hanno perduto la capacità di esprimersi direttamente e non vedono rispettati le proprie volontà. Ci occupiamo della difesa della scuola pubblica, che secondo noi deve essere il luogo di incontro fondamentale di chiunque, da qualunque gruppo culturale o religioso provenga. Cioè, credo che la scuola pubblica abbia la funzione di creare un luogo di incontro tra tutti, perché tutti si possano conoscere, perché tutti abbiano garantita una formazione di base uguale per tutti. E crediamo che sia un'ingiustizia molto grave il fatto che invece venga facilitato, soprattutto in termini economici, fiscali, il fatto che le persone iscrivano i figli a delle scuole private che separano di fatto, che creano delle nicchie culturali diverse, esatto. E spesso ostili a quelle degli altri. Niente, a proposito della scuola pubblica, sempre che diceva, che cosa ci rendiamo conto che effettivamente diventa anche difficile per gli studenti delle scuole pubbliche poi accedere al mondo del lavoro, cioè ci sono dei veri effettivi privilegi per i ragazzi che studiano nelle scuole e nelle università private spesso per l'accessione poi al mondo del lavoro, cioè si sentono voci che gli studenti della Bocconi hanno molta più facilità ad esempio eccetera, e questo poi chiaramente se il percorso parte dall'asilo, dalle elementari, diventa ancora più... diventa veramente difficile, è una situazione veramente grave. Voi come... dobbiamo andare avanti. Voi come associazione che cosa fate in concreto? Fate degli incontri? Vi incontrate, fate degli incontri, delle assemblee? Cioè cosa volete dire al pubblico? Cioè come possiamo coinvolgere ancora di più il pubblico nella vostra associazione a prendere parte, UAR, e far diventare... fare... Ma le attività dell'UAR sono conoscibili sul web intanto perché esiste sia un sito nazionale che è uar.it, sia un sito del Circolo di Milano che è uarmilano.it, siamo presenti su Facebook, abbiamo una sede a Milano in via Porpora 45 dove ci incontriamo tutti i lunedì sera, ci occupiamo dei svariati temi anche a seconda delle emergenze, delle cose che capitano via via, certo. Garantiamo assistenza a persone che si rivolgono a noi perché hanno dei diritti violati, ad esempio nella scuola tutto il problema dell'ora di religione e dell'ora, la difficoltà, esatto, di avere un'ora alternativa, certo. E molte altre cose che insomma, certo, adesso sì, è difficile elencare, sì, sì, sono tantissimi temi. Allora ridiamo la linea al palco. Grazie. And I'm nothing, only war. I hope someday you will join us. And the war.
nouvelle paissoir. Un nouveau paissoir. Siamo di nuovo in diretta qui dalla televisione web, dalla manifestazione Le nostre vite, la nostra libertà, una manifestazione laica, e abbiamo qui due ospiti speciali, la dottoressa Bellizzone e la dottoressa Martucci. Abbiamo parlato di legge 40, abbiamo parlato di fecondazione assistita. La domanda che vi pongo è: che cosa lo Stato ha fatto e che cosa c'è da fare su questa legge? Lo Stato ha fatto davvero un brutto lavoro, nel senso che nel 2004 la legge sulla fecondazione assistita, la prima del nostro paese, ha imposto una serie di divieti rigidi, di lacci e lacciuoli per la scienza medica e per le coppie, che hanno addirittura ridotto il numero di bambini nati con la fecondazione assistita. Di più ha fatto la Corte Costituzionale, invece, che in tre interventi ha eliminato, in quanto in contrasto con la nostra Costituzione, tre di questi divieti. E quindi la Corte Costituzionale è intervenuta in modo coraggioso. Cosa può fare lo Stato? Lo Stato può intervenire con una nuova legislazione per colmare i vuoti di tutela che comunque ci sono, e ad esempio il governo e il ministro della salute, inserendo la fecondazione assistita nei livelli essenziali di assistenza, rendendola quindi un diritto effettivo perché pagato dallo Stato. Un'altra domanda: si parla molto di fecondazione eterologa e molti ancora sono scettici, no? Soprattutto a livello delle istituzioni, su questo tipo di fecondazione, tant'è vero che solo l'anno scorso è stata tolta il divieto in Italia a poter fare questo tipo di fecondazione. Che cos'è la fecondazione eterologa? Allora, la fecondazione eterologa è una fecondazione assistita in cui si usa il seme o l'ovocita o entrambi di un donatore o una donatrice, laddove l'uomo non ha spermatozoi o la donna non ha ovociti per motivi in genere medici. È un'ultima spiaggia, una cosa a cui si ricorre nei casi di infertilità gravissima. E sì, ed è vero che l'anno scorso è stato eliminato il divieto, ma è anche vero che tuttora in Italia si fa molto poco, perché per motivi, diciamo, proprio ideologici e culturali, si sono messi 1000 paletti all'applicazione della nuova legge generata dalla sentenza della Corte Costituzionale. Una domanda sulla manifestazione in generale: come vi sembra? Il pubblico ha risposto molto bene, possiamo dire, no? Sì, assolutamente, molto coinvolgente e molto utile richiamare finalmente, con una manifestazione così grande, l'attenzione sui diritti negati da falsi pregiudizi contro la laicità. Perfetto, ringraziamo, grazie per le battaglie che state conducendo, e va bene, potete anche accomodarvi. Noi siamo qua in diretta, siamo la televisione ufficiale della manifestazione, adesso diamo il collegamento al palco e continuate a seguirci. Grazie. Grazie. Il Tribemolle qui a Milano per voi, per i nostri amici, grazie. Grazie.
tutti, siamo ancora qui in diretta di fianco al palco della manifestazione Le nostre vite e la nostra libertà. Con me Marina Bassanello, giornalista e redattrice della televisione web. Oggi ci sono già stati ancora molti interventi. Adesso in onda sul palco c'è il gruppo dei Bab Dey Men che sta cantando prima dei prossimi interventi. Ci sono stati oggi discorsi importanti di personaggi importanti come Peppino Englaro e il videomessaggio di Mina Welby, che non è potuta essere qui per un infortunio comunque non grave. Si è parlato di tanti temi a partire dal fine vita, che ovviamente sono stati di diverse tematiche al suo interno, quindi fine vita vuol dire eutanasia, che vuol dire eutanasia attiva e eutanasia passiva, vuol dire suicidio assistito, tutte pratiche che oggi non sono legalizzate in Italia, e vuol dire anche testamento biologico, su cui si sta lavorando sempre grazie anche all'iniziativa di associazioni come Luca Coscioni, che però appunto ancora non hanno portato a una vera e propria legiferazione all'interno del nostro paese, che assiste ancora a un vuoto legislativo al suo interno. Si è parlato poi anche di altri temi come della scuola pubblica, con anche delle interviste qui in studio che siamo riusciti a fare degli ospiti che erano sul palco. Abbiamo parlato di legge 40, legge 194, e anche a questo proposito dell'aborto hai già parlato anche tu, se vuoi dirci. Io ho già parlato dell'aborto, ribadiamo ancora una volta che l'aborto, la legge sull'aborto, l'introduzione della gravidanza volontaria è entrata in vigore nel 1978 e siamo ancora qua a parlarne dopo 37 anni, perché ancora è difficile applicare questa legge a causa delle obiezioni di coscienza dei molti medici in Italia. Sono circa il 70% i medici ginecologi obiettori in Italia, che rendono molto difficile appunto l'applicazione, rendono difficile il percorso di queste donne che vogliono appunto praticare l'aborto. Quindi abbiamo visto appunto anche oggi, grazie ai nostri ospiti, il ruolo che la Chiesa Cattolica, le istituzioni cattoliche hanno e hanno avuto nel limitare comunque le libertà dei cittadini. Ci vuoi dire qualcosa anche a proposito della fine vita, del discorso sulla fine vita e del ruolo della Chiesa in questa? Sì, ovviamente la fede religiosa ha un ruolo principale all'interno di questi dibattiti e di quello per cui stiamo manifestando, per cui si sta manifestando oggi. Se siamo indietro oggi in Italia, sicuramente anche a causa del ruolo della Chiesa nel nostro paese, ma anche per il fatto che si tratta di temi relativamente moderni, nel senso che comunque la possibilità di prolungare la vita del paziente è evidentemente una possibilità relativamente moderna, e quindi anche per questo i dibattiti sono all'inizio, ed è anche per questo che manifestazioni come quella odierna sono particolarmente importanti per tutti noi, per tutti i temi di cui stiamo parlando qui oggi. Si parla quindi di laicità e del diritto di autodeterminazione dell'individuo, riguardo a queste tematiche. Ora facciamo entrare il nostro Andrea Baldeschi con un ospite per un'intervista. Siamo qui sempre in diretta con la televisione web, la manifestazione relativa alla laicità dello Stato. Siamo qui col maestro Paolo Rimonta per parlare della scuola pubblica. E la domanda che le volevo fare così mi viene: cosa lo Stato potrebbe fare di più, perché potrebbe fare di più riguardo alla scuola pubblica, e come le cose stanno andando in Italia? Allora, sicuramente quello che lo Stato potrebbe fare di più è dare alla scuola pubblica tutte le risorse che gli sono necessarie, sia in termini economiche, che in termini di strutture, che in termini di insegnanti, perché il problema oggi della scuola pubblica è sostanzialmente questo, che è sminuita dai tantissimi tagli che ci sono stati in questi anni. E il fatto di essere sminuita comporta dei problemi grossi proprio rispetto alla salvaguardia dei diritti delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi. Penso ad esempio a tutto il discorso dell'avere a disposizione strutture e personale per intervenire su tutti quei bambini che hanno difficoltà relazionali, situazioni familiari particolari, o che vivono in zone particolarmente degradate del territorio nazionale. Ecco, lì
è assolutamente importante fare in modo che queste bambine, questi bambini, queste ragazze, questi ragazzi considerino la scuola come un luogo amico, come il luogo dove loro possono vivere in tranquillità e bene le ore che ci passano, come un luogo che li aiuta a risolvere i loro problemi, perché questo è fondamentale sia per limitare la dispersione scolastica sia soprattutto per costruire una comunità avanzata che poi sarà quella che costruirà la comunità sociale e civile del paese. Perfetto, ringraziamo il maestro, grazie a voi per le battaglie che sta conducendo e ci rivediamo magari più tardi. Grazie, ci vediamo, grazie. Di sicuro, arrivederci. Ripeto ancora una volta, spostiamoci tutti da questa parte, grazie, dai, non occultatevi, non fate gli scorpioni e i capricorni, su tutti di qua, forza. È vero che capitani con i segni zodiacali si sente? No, prova, eccoci, no è chiuso, abbiamo Urano contro, forse. No, abbiamo Urano contro, ci siamo, no, bisogna spostarsi al centro, pare brutto dirlo, ma adesso saliranno i fotografi sul palco, per cui vogliamo che venga bene questo flash mob, abbiamo bisogno di voi tutti con i cartelli. Così, ce l'avete? Cartelli. Lo mettiamo sulla testa, esatto, perfetto, ecco. Così, ecco, bello. Allora facciamo così, noi contiamo fino a tre, e poi tutti insieme urliamo laicità. Ci siamo? Siete pronti tutti? Ce l'avete tutti il cartello? Venite più avanti. Venite anche più avanti, certo. Dai. Ecco, meraviglioso. Ma che bello effetto, bello. Oh, da qui ancora è più avanti. È meraviglioso. Bravi. Che bello col cartello in alto. E va, allora. Allora, 1, 2, 3. Laicità! Se Maurizio Maule è contento. La rifacciamo? No, va bene così. Grazie. Siete bellissimi, grazie veramente. Allora, noi lasciamo il palco a Massimo. No, faccio una brevissima presentazione. Sì, noi restituiamo tutto qua. Grazie.